Ragazzi, prima di lasciarvi al video volevo dirvi proprio due cose rapide rapide. Innanzitutto questo probabilmente sarà l'unico episodio di questa settimana, nel senso che non riuscirò a pubblicare praticamente nient'altro, visto la quantità di cose che ho da fare. Probabilmente uscirà Hearthstone, uno sbustamento riguardo alla nuova espansione, l'espansione su Meccania. Volevo anche dirvi che... Quindi la Nuzlocke è spostata a mercoledì, non questo ma prossimo, perché ho troppe cose da fare, ragazzi, veramente troppe cose. E non ci sto coi tempi, preferisco far uscire meno cose ma fatte meglio, che far uscire più cose ma fatte di fretta, perché non ho tempo, non so come montarli, non ho l'ispirazione per fare queste cose in pratica. Ah, volevo anche dirvi che purtroppo con le live io non riesco a capire perché YouTube non mi riceva abbastanza quantità di dati, ho upgradato la wifi, il problema è sempre lo stesso, se qualcuno di voi l'ha già fatto e vorrebbe darmi dei consigli, ben venga, se no proverò anche a fare una prova su Twitch a questo punto. Vi lascio al video. Ragazzi, io sono Alchisos e oggi si riprende con Megastaforce 2 Zarkrix Ninja, devo trasformarmi evidentemente. Comunque, l'ultima volta siamo stati portati via da Hyde, praticamente stavamo per arrivare da Vega, ma Hyde ha deciso gentilmente di trasportarci alla Ondas, dopo averci quasi fatto uccidere. E dobbiamo aiutare queste povere persone che sono attaccate da Virus M. Stai, stai indietro! Per me è la fine! Sono spacciata! Vi salverò io! Chia! Cos'è Chia? Picciamo! Ah! Cos'è? Picciamo perché non lo so. Sono passato! Bene! Eh? Che c'è? Cosa cavolo sta succedendo? Siamo finiti! Parla per te! Io me la caverò! Oltre a essere più sveglia di te, sono anche più carina! Ecco perché sono una cittadina di Mu! Un momento, signorina! Non mi lascerò mettere i piedi in testa da te. Vi sbagliate, solo io sono degno di Mu. No, io! Sciocchezze! Eh? Ehi, cercate di calmarvi tutti quanti. Eh? Com'è possibile? Che succede, raga? Guardi i loro navigatori! C'è qualcosa che non va! Che intendi dire con i loro navigatori? Ehi, guarda la forza legale di questa persona. Oh! Sta scendendo rapidamente! Cosa significa? No, no, non sta scendendo, è a zero, ragazzi, zero. Zero positivo, o zero negativo. Che guai. Il potere fratello delle persone sta calando. Si può sapere cosa sta succedendo? A quanto pare la gente inizia a pensare solo a se stessa. Sono tutti nel panico. E adesso? Popolo della Terra. Vi piace il potere di Mu? Non è così terribile come sembra. È peggio. I corpi M di Mu sono infiniti. Cosa? Ehi! E no, non fa! Ce ne sono tantissimi! Sono davvero infiniti! Pare che lassù abbia una catena di montaggio di corpi M! Cosa facciamo? C'è solo una cosa da fare: distruggere Mu! Mi pare un po' drastica, ma va bene! Accesso! Press! State tutti bene? La situazione è critica. Sì, qui stiamo tutti bene. Ascolta, hai davvero intenzione di lottare contro quella Vega, eh? Lo sapevo. Avrei una cosa da dirti. Puoi venire subito a casa mia? Certo. Ma detrasformiamoci. Ed eccoci qui. Oh, bene, siete tutti sani e salvi. Qui dentro siamo più al sicuro, soprattutto se restiamo uniti. Per tutte le bistecche! Cosa sarebbe questo Mu? E chi si crede di essere quella? Non so cosa mi trattenga da darle un bel pugno in faccia. Ti capisco, ma devi restare qui. Là fuori è troppo pericoloso. Ehi, Geo, cosa sono tutti quei mostri orripilanti? Corpi M, credo. Sono la causa di tutti i misteriosi incidenti accaduti di recente. Capisco. State alla larga da quei corpi M, mi raccomando. Magari fosse così semplice, Geo. Non sai come stanno le cose. In che senso? Quei mostri non sono l'unico pericolo.
Le persone si comportano in modo strano. È vero, anche le persone che ho salvato mi sembravano strane. E questo fenomeno non è limitato a Iconet, purtroppo. La gente ha iniziato a litigare in ogni angolo del mondo. Il loro terrore li ha mandati nel panico. Sonia, ti sei ripresa, evidentemente. Sonia! Sonia, non dovresti stare qui! Sì, dovresti essere all'ospedale! Lì si comportano tutti in modo strano. Dicono di essere degni di Mu e cose simili. Non può essere vero. Stavo pensando una cosa, Geo. Ricordi cosa ci ha detto la guida al museo? Al museo? Sai, riguardo il presagio di rovina. Datemi un aiuto, vi prego, please. Ninja, Zerker e Saurian. Queste sono le tre tribù perdute, accumulate da un fatto interessante. Prima di estinguersi, i loro legami tribali si erano indeboliti. Gli studiosi lo chiamano presagio di rovina. Quindi il genere umano sta per estinguersi! Sempre notizie belle! No! Quindi... Neanch'io vorrei crederci. Ma i legami tra gli abitanti della Terra si stanno indebolendo. Allora questa è la fine del genere umano? Devo fare qualcosa. Devo trovare un modo per distruggere Mu. Io distruggerò Mu. Tocca di nuovo a te a fare la parte dell'eroe. Se avessi dei poteri speciali, sarei di sicuro al tuo fianco. Lo so, Bud. Ha ragione. Pur essendo i tuoi brother, non possiamo fare nulla per aiutarti. Mi sento inutile. Zack. Cosa sono quelle facce tristi? Lo so che non abbiamo i poteri di Geo, ma c'è ancora una cosa che possiamo fare. Ah sì? Quale? Anche se non abbiamo poteri speciali, possiamo sempre pregare. Pregare per il bene e per il successo di Geo. Cos'era quella frizzata? Io pregherò giorno e notte. E questo perché siamo brother. Press. Geo, promettimi una cosa. Certo, dimmi. Guarda che è una promessa che ti conviene mantenere. Altrimenti cancellerò la nostra brotherman. Ok. Promettimi di tornare. D'accordo, prometto che tornerò. Bene! Geo, buona fortuna, amico. Quando tornerai farò un banchetto a base di stufato. Buona fortuna, Geo. La Zacpedia non dice nulla al riguardo, ma so che Mega Man non può perdere. Ricorda la promessa che hai fatto alla Press. Ragazzi, Geo, devo dirti una cosa prima che tu parta. L'ho scoperto quando lavoravo per Vega. Ok? Vega ha un solo brother, Hollow. Lui è l'unico di cui si fida. Vega ha un brother. Non so molto sul conto di Hollow, ma stai attento quando li affronterai. Lo farò, grazie. Non mi darò pace, Geo. Non mi darò pace se non ti vedrò mai più. Sonia. Ma non piano, perché noi ci rivedremo ancora. Ci rivedremo molto presto. E perché gli addii sono così brutti? Grazie ragazzi, sono fortunato ad avere degli amici come voi. Ora devo andare, ma tornerò. Ok! Una mail, davvero, in un momento come questo. Ho ricevuto l'email. Una mail in un momento come questo. Posta. Oh no, Geo, la situazione sta precipitando. Quella Vega è molto celebre nella comunità scientifica. Ha contribuito allo sviluppo di moltissime tecnologie moderne, soprattutto a quella della nuova materia. E i cani abbaiano. Il suo talento è quasi leggendario. E ancora oggi la ricordano tutti. Una grande scienziata come lei è rispettata e celebrata dal mondo. Ad al mondo intero. Ora vuole conquistare il mondo? Geo, so cosa stai cercando di fare. Intendi raggiungere Mu, non è così? Vorrei dirti che di non andare, ma so che sei l'unico in grado di salvare il mondo. Sono molto preoccupato. Comunque, ho pensato che questa potrebbe esserti utile. Prendi. Ho creato usando le informazioni trovate dal Detective Copper durante le indagini su Lemmy. Scommetto che saprai usarla meglio. Geo tiene la carta valanga. Mi raccomando, torna sano e salvo. Ok. Ragazzi, dobbiamo andare da Mu, evidentemente. Io non sono ancora riuscito a trovare il tizio che vende i mantelli. Capitan M, Geo Stellar, in onda! E sono uscito così? Non lo so. Stai andando a Mu? La lingua degli antichi recita su, destra, giù, destra, giù, sinistra, su, destra, su, sinistra. Fategli fare una foto. Perché la lingua degli antichi mi sembra molto indovinello della Capcom. Ok, foto fatta. Ma non cambia nulla della nostra lingua.
Lui la sapeva parlare. È vero. Perché lui parlava con Sonia? Questa è la nostra lingua. Ok, quindi ragazzi, ci dicono noi a destra, c'è andato dentro e a sinistra. Bella domanda. Su destra era la prima indicazione, ma io sono effettivamente andato su a destra. Ci devo riandare? Proviamo a vedere. Su destra, proviamoci. No, evidentemente non era la strada giusta. Ho questa leggera sensazione. Perché adesso devo andare... No, devo andare giù destra, quindi devo andare... No, forse potrebbe essere giusto, ok. Su destra, giù destra. Poi, giù sinistra. Giù sinistra. Su destra. Su sinistra. È giusto, incredibile. Mamma mia. Al Jesus Company, risolviamo indovinelli di Mega Man da 1954. Spiegatemi il senso delle altre strade onda per farvi perdere tempo, probabilmente. Esatto. Lei cosa dice? Più avanti, ti aspettano molti perché dovresti prepararti. NRGD costa 1000 zeni. Ma ne prenderei un paio, vediamo quanti ne ho. Ne ho 3, direi che sono più sufficienti. Oh no, allora le leggende erano vere! Che succede? Il nostro mondo delle onde si narra di un'antica leggenda. Una leggenda riguarda una via chiamata Scala Celeste, che collegava questa zona sopra la Terra alla patria degli dei. Ma finora non c'era mai stato nulla dall'altra parte. Pensavo fosse solo un mito, ma ora non più. Capisco, Mu è appena più avanti. Certo, secondo le leggende il dio delle onde risiede proprio a Mu. È solo una leggenda, no? Di cosa dovremmo temere? Hai ragione. Ok, siamo quasi a Mu, andiamo. Ok, salviamo. Per tornare normale, beh, stai attento, se lo fai tornerai l'ultimo vortex che hai utilizzato, a livello del suolo ovviamente. Anche se sei a Mu, tornando normale verrà riportato sulla superficie. Se non vuoi rifarti la lunga scarpinata per tornare qui, vero? Allora pensaci bene. Cosa? Ritornerei a Eku? E veramente se non finiva più sta scalinata. Fermo dove sei. Conosco questa voce. Un altro passo e salirai sul glorioso palcoscenico di Mu. E lo spettacolo è già iniziato. Dovresti sapere che gli attori non devono essere disturbati. Ha! Sapevo che saresti venuto, Mega Man. Ah, di nuovo quello scocciatore. Con quel suo tempismo irritante. Vattene via, devo fermare Mu. Ormai è troppo tardi per cambiare il copione. Ora tocca la tua uscita di scena. Di nuovo con le sue metafore teatrali. Finiscilo, ragazzo. Subito. Non puoi sperare di sconfiggermi. Lo dice il copione. Osserva il potere che la grande Vega mi ha conferito. Cosa? Non è lo stesso Hyde che avevamo affrontato. Sorpreso? Ho avuto questo potere come prima per averti sottratto un manfo. E questa volta quando ti sconfiggerò, la grande Vega formerà una brother band con me. Su di te calerà il sipario moccioso. Sembra che quel suo nuovo potere gli abbia dato la testa e caricherà il sipario anche su questo spettacolo. Piange e urla finché vuoi, tanto per te è la fine. Facciamogli inghiottire il suo copione da strapazzo. Sì, dobbiamo oltrepassarlo, costi quel che costi. Battaglia con me, in azione! Ok. Oddio, perché riesco a vedere gli occhi? Dettagli legge. Paralizzarlo fa gli male. Paralizzarlo. Stavo dicendo, fammi vedere quello di cui sei capace. Ok, sono parruginita, datemi un po' di tempo. A tra parentesi ragazzi, ho deciso che registrerò magari un episodio e un altro, perché ve l'ho detto, questa settimana per me sono un inferno. Cavolo, non posso parare da quello. Questo sì però, e conviene anche farlo. Cosa? Ah, era confuso. Ma mi sono preso male perché non è successo niente.
infame laser volley. Non ci credo, dai, quando scrivo. Ti ho preso. Vedi, 300 punti di danno fanno la differenza. Poi ragazzi, vi siete mai chiesti perché voi ci fate così tanto danno? Io francamente sì. Cioè tipo, perché rispetto agli altri voi fate così tanto danno? Una nuova giga... Ah, non l'ho messa tra le bianche. Addio Dark Phantom, è stato un piacere. Ok, nemico eliminato. Non può essere. Sparisci dal Phantom, io ti fermerò. Se ti batto, la grande Vega formerà una Brotherband con me. Pare che tu abbia bisogno d'aiuto. Siete voi, grande Vega. Ho assistito alla tua ennesima sconfitta. Mi scuso profondamente, grande Vega. Vi scongiuro, concedete al vostro fedele servitore un po' della vostra potenza. Vi dimostrerò che posso eliminare Mega Man per sempre. D'accordo, ti do un'altra possibilità. Non vale! Grazie. Non vale! Eccellente, siete fantastiche, grande Mega. Adesso è ancora più potente di prima. Speriamo non sia anche più fastidioso. Il mio potere ti spaventa? È così, eh? Mi divertirò a guardare il tuo volto che si contorce dalla paura. E poi ti scaglierò nelle tenebre. Mi hai appena rubato la battuta. Cosa? Ehi, volevo combatterlo io. Cioè, hai, tu. Solo, anzi, Rogue. Cosa vuoi? Voglio vedere Vega. Tu non lavori più per noi. Sei stato escluso dai cast. Ma dato che sei qui, condividerai il destino di Mega Man. Fatti sotto, tanto non mi sei mai piaciuto. Ti assicuro che la cosa è reciproca. Ci capisci qualcosa? No, ho sempre pensato che fossero alleati. Ti sei intromesso nella mia lotta con Mega Man. E quando hai capito che il tuo ridicolo potere non poteva batterlo, mi hai sfruttato per fare il lavoro sporco. Sì, un colpino magnifico, non trovi? No, affatto. La tua opinione non conta, l'ho fatto solo per la grande Vega. Sciocchezze, Vega non c'entra nulla. L'hai fatto solo per te stesso. Come ti permetti? Temevi che Vega si sbarazzasse di te, ammettilo. Tutto il tuo potere proviene da lei. Se lei ti abbandonasse, tu rimarresti senza potere, diventando nient'altro che un misero perdente. Stai zitto! C'è del vero nelle tue parole. Non ho sempre avuto questo potere. Devo solo ringraziare la grande Vega. Ecco perché. Ecco perché voglio continuare a servirla meglio che posso. Sei solo un parassita. Un parassita? Sara, ma quando vi avrò sconfitti formerò una brother band con lei. Così diventerò il parassita più potente al mondo. Allora lo ammetti. La tua esistenza è patetica. Ne ho abbastanza della tua insolenza. Sei finito. Temo di no, sarò io a finire te. Nel nome dei miei antenati. Pugno di Rogue! Fendente fantasma! Pensavi che perdessi contro un parassita che usa il potere altrui? Non farti strana idea, non mi era mai piaciuto. E non volevo che si intromettesse ancora. Io e te abbiamo ancora un conto in sospeso. Io non perderò. Patetico. Grande Vega, concedete altro potere al vostro servitore. Solo un altro po'. Hollu! Sei qui per dargli una mano, Hollu? Oh, Hollu! Sei venuto fin qui per aiutarmi? Ho un messaggio dalla grande Vega. Dice, non ho più bisogno di persone sciocche e inutili. Ma è terribile! Era tuo alleato! È davvero spietato. Ha avuto la sorte che si meritava. E il nostro conto in sospeso? Non sai quanto mi piacerebbe darti una lezione qui e subito. Ma ora ho una faccenda urgente da sbrigare. Quale faccenda? Vega, intende tenersi Mu tutto per sé. Ma io glielo impedirò.
È la mia casa, non può usarlo come le piace. Allora ti aiuterò. Non ho bisogno di te. Quando l'avrò sconfitta, tu sarai il prossimo. Viva l'allegria! Sai bene che non ha mai voluto collaborare con nessuno. Allora cosa aspetti? Andiamocene finché siamo in tempo. Ok ragazzi, ma direi che per oggi ci fermiamo qua, quindi se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, se vi piace iscrivetevi. Sono uno stronzo, lo so, sono come quelli della media, se mi dite, evidentemente sì. Quindi, bella ragazzi.